Eder. Mac. Pallister. Perquisiti i genitori di Kata. I carabinieri, appartenenti al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Firenze, hanno eseguito 10 decreti di perquisizione, in qualità di terzi non indagati, di interesse per le investigazioni in corso per il sequestro della piccola Kataleya Alvarez. Perquisiti dunque, la madre, il padre, il fratello della madre, arrestato questa mattina all'alba, e, tra gli altri, anche la donna che aveva visto per ultima la bambina, con l'obiettivo di acquisire i telefoni cellulari per capire se, eventualmente, qualcuno di loro possa aver, in qualche modo, nascosto informazioni agli inquirenti. Nessuno di loro è indagato. Si fa strada l'ipotesi sempre più concreta che il sequestro della bambina potrebbe essere maturato in un contesto di faida tra i parenti di Kata e gruppi di connazionali e romeni che vivevano nell'ex hotel Astor. Scomparsa Kataleya. Arrestato lo zio e altre 3 persone per la rissa all'ex hotel Astor. Sono state arrestate all'alba, dalla squadra mobile di Firenze, 4 persone, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Kata Alvarez, tra queste anche Abel Alvarez, lo zio materno della bambina rapita. Gli arrestati sono indagati per estorsione e rapina, commessi tra il novembre 2022 e il 28 maggio 2023, di tentato omicidio e lesioni gravi, commessi lo stesso 28 maggio 2023, ai danni di occupanti abusivi dell'ex hotel. I reati sarebbero stati commessi nel quadro di una illegittima attività di compravendita del diritto di occupare le stanze nella struttura alberghiera. Il 28 maggio, i 4 arrestati avrebbero fatto, durante un raid punitivo nei confronti di più occupanti dell'hotel Astor, un primo pestaggio con una mazza da baseball, minacciando di morte una coppia di connazionali, se non avessero lasciato la stanza. Dopo essersi allontanati per qualche istante, gli aggressori sono tornati, incappucciati, nella stanza della coppia, dirigendosi minacciosamente verso l'uomo, che per paura di essere ucciso, si appese con le mani sul davanzale della finestra, facendosi cadere al suolo e riportando gravi ferite. L'arresto dei 4 è un passo avanti nell'indagine sulla sparizione di Kataleya e dove prende sempre più corpo l'ipotesi di sequestro a scopo di estorsione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!